Allora, carissimi, andiamo ora a fare un breve video per vedere come si usa propriamente una calcolatrice scientifica. Ho visto che ci sono delle incomprensioni, quindi ho deciso di fare un brevissimo video per vedere come si usa. Iniziamo con delle operazioni abbastanza semplici e poi complichiamo la vita un po'. Allora, sulla destra io scriverò quello che vado poi a inserire nella calcolatrice online che è sulla sinistra. Allora, ciò. Questo tipo di operazione da fare. Quindi voglio fare 8 diviso 5 più 4 per 3 diviso 2 meno 6 più 2 diviso 3. Allora, come la vedo io dal punto di vista, no? Della calcolatrice? Che cosa vado a inserire, no? E con quale sequenza? Beh, io nella mia mente quello che faccio è di separare le operazioni tra di loro con le più e le meno. Che significa? Metto delle parentesi, ecco, questa è un'operazione, questa è un'altra operazione, il 6 è da solo e questa è un'altra operazione. Quindi prima eseguo 8 diviso 5, poi lo sommo a 4 per 3 diviso 2, quello che viene fuori ci sottraggo meno 6 e poi sommo adesso 2 diviso 3. Ecco, andrò a fare proprio questo sulla calcolatrice. Diviso 5, poi faccio più, apro parentesi, 4 per 3 diviso 2, questo è possibile farlo perché 4 e 3 sono moltiplicati. Poi quello che viene fuori, meno 6 più 2 diviso 3. Ok? E il risultato è appunto 2,27 circa. Ok? Ora facciamo un altro caso ed è questo, meno 3 per 4 più 6 diviso 3 per 2 più 8. Quindi io nella mia mente, ed è questo quello che la calcolatrice cerca di fare, è di mettere delle parentesi qua. Quindi ogni qualvolta all'interno dei numeri ci stanno delle moltiplicazioni, delle divisioni, io li vado a mettere all'interno delle parentesi. Benissimo. Che viene fuori? Beh, viene meno 3 per 4. Ecco, la prima no, non ha bisogno di parentesi perché non c'era nulla prima di essa, ok? Ma da ora in poi è meglio mettere della parentesi. Quindi più parentesi 6 diviso 3 per 2, chiudo parentesi, più 8, che fa? 0. Wow! Fa 0. Ecco, andiamo a fare un caso un po' particolare. Prendiamo questa espressione qui, cioè prendiamo 4 per 3 diviso 2, 4 per 3 fa 12, diviso 2, 6. Quindi il risultato sarebbe 6. Facciamo con la calcolatrice e abbiamo 4 per 3 diviso 2. Guardate, io faccio 4 per 3 e poi diviso 2 e fa proprio 6. Ora complichiamoci un po' la vita e diciamo così. Ecco, facciamo
4 più 3 diviso 2. Se uno inserisce, qua dentro la calcolatore è questo, 4 più 3 diviso 2, quello che viene fuori è 5,5, mentre qua 4 più 3 fa 7, diviso 2 fa 3,5. Quindi come mai noi abbiamo ottenuto 3,5 al calcolatore, 5,5? Perché? Beh, perché quello che ha fatto il calcolatore è questo. 4, come l'ho inserito io, più 3 diviso 2. Ha diviso solo il 3 per il 2. Okay? Non ha diviso 4 più 3. No? Perché il calcolatore, quando va a fare le operazioni, esegue prima di ogni cosa la moltiplicazione e la divisione. Quindi tra questo più qui e questo diviso qua, lui dà precedenza al segno diviso. Per questo è importante anche all'interno, no, della non frazione, è capire come viene fatta l'operazione e, se è il caso, mettere delle parentesi. Cioè, io per eseguire questa operazione correttamente al calcolatore, il risultato è questo, dovrei fare questa roba qua. 4 più 3. Ecco, questa è l'operazione. Ci metto la parentesi e poi faccio diviso 2. Vediamo che viene fuori. Parentesi. 4 più 3. Chiudo parentesi. Diviso 2. Viene 3,5, guardate. Che è il risultato corretto, tale quale questo qua, che abbiamo fatto insieme prima. Quindi, attenzione quando ci sono moltiplicazioni, divisioni, sottrazioni e addizioni allo stesso tempo. Il modo in cui il calcolatore le fa è, se io le inserisco senza parentesi, questi numeri, lui va a moltiplicare e dividere prima e dopo fa il resto, cioè somma e sottrae. Ok? Quindi questa è una parte. Ora andiamo a fare delle altre operazioni. Ecco, prendiamo delle operazioni con funzioni trigonometriche: seno, coseno, tangente, l'inverso seno, inverso coseno, inverso tangente. Allora, facciamo il seno di 45. Quindi 45, un angolo, è dato in gradi sessagesimali, quindi in degree. Guardate qua, ecco, qua c'è radiandi e questo è gradi. Quindi state attenti pure alla calcolatrice vostra. Se c'è degree, gradi, ecco, ogni volta che io vedo seno di qualcosa, questo qualcosa deve essere in gradi. Quindi, per esempio, seno di 30. Ecco, questo 30 vuol dire così, 30 gradi. Quindi qua sono 45 gradi. Mentre se io faccio, per esempio, il seno di pi greco mezzi, ecco, allora devo attivare quest'altro, guardate questo bottone qua, radianti. Benissimo. Si può passare da degree a radianti, no? Facendo così. Se io ho un angolo in gradi, 45, per passare a radianti basta che moltiplico per pi greco e divido per 180. E quello che viene fuori è proprio un angolo in radianti, pi greco quarti. Bene. Ora continuiamo in gradi e ritorniamo al nostro seno di 45. Quando fa il seno di 45? Quindi questo è degree. Allora, faccio così. Seno, ci sono già le parentesi, 45, e quello è proprio il seno di 45. Cioè 0,707. Ora ho invece un numero, 0,5. Questo numero deve essere tra
tra meno 1 e più 1. Supponiamo che sia 0,5. Voglio sapere, no, a quanti gradi corrisponde, no, questo numero. Quindi devo usare il seno alla meno 1 di 0,5. Quindi che faccio? Vado qui, seno alla meno 1, o arcoseno. Arcoseno vuol dire seno alla meno 1 di 0,5 e 30. Poi voglio fare, per esempio, la tangente alla meno 1 di 0,3. Quindi come faccio? Faccio tangente alla meno 1, arco tangente di 0,3, e questo è l'angolo. Quindi questo qua è 16,7 degree. Questo qua era 30 degree. Ok? Quindi ci sono sulla calcolatrice la funzione seno, coseno, tangente, la funzione seno alla meno 1, coseno alla meno 1, tangente alla meno 1. E questo dovete usare per calcolare il seno, coseno e tangente di un certo angolo, oppure da un numero passare all'angolo. Cioè io ho un numero e ottengo l'angolo corrispondente. Benissimo. Ora andiamo a fare dell'altro. Ecco. Una funzionalità della calcolatrice scientifica molto potente è l'1 diviso x. Cioè io sto facendo un determinato calcolo, per esempio faccio, che so io, 8 diviso 2 per 3 più 6, ok, meno 1, che fa 12, 16, 18, meno 1, 17 dovrebbe fare, 17. E ora voglio fare l'inverso di 17. Ecco, questo qua sarebbe x. Ma quando fa 1 su x? Questo voglio ricavare. Ecco, utilizzo questa funzione 1 su x. E io ho il 17. Faccio 17. Tocco questo bottone qui. 1 su x. E quella è appunto 1 su x, il valore 1 su x. 1 su x è uguale a 0,06 circa. Quindi questo bottone in mezzo, 1 su x. Ecco, passiamo ora ai logaritmi. Quindi logaritmi ce ne sono due, guardate. Sulla quarta riga a destra c'è un bottone ln e c'è un altro log. Qual è la differenza di questi due logaritmi? E il primo è un logaritmo naturale, invece questo qua è un logaritmo in base 10. Infatti appena scriviamo logaritmo di 10, da questo viene fuori l'esponenziale e, invece da questo viene fuori 10 elevato e elevato a x, 10 elevato a x. Allora, facciamo per esempio il logaritmo in base 10 di 200. Quando viene? Allora, io scrivo logaritmo di 200, ecco, fa 2,3 circa. Ora facciamo pure il logaritmo naturale di 200. Quant'è? Il logaritmo naturale di 200 è 200 è 5,29, circa 30. Quindi 2,30 sopra e 5,30 sotto. Quindi non è la stessa cosa fare il logaritmo in base 10 o fare il logaritmo naturale di un numero, non è la stessa cosa. Quindi se vi sbagliate a pigiare sulla calcolatrice,
il logaritmo sbagliato, ecco, quello che viene fuori è diverso. Allora, andiamo a vedere ora delle potenze di numeri. Cioè, per esempio, facciamo 5 elevato a 2. No, sappiamo già che il risultato è 25. E come facciamo sulla calcolatrice? Beh, prendiamo 5 e poi utilizziamo x al quadrato. Guardate, questo qua fa 25. E se abbiamo 6 alla 3? Beh, facciamo 6 e poi x al cubo, che è questo, che fa 216. Poi prendiamo per esempio 2 elevato a 5. Ecco, la potenza x elevato a 5 non esiste sulla calcolatrice, ma esiste la x elevato ad y. Ecco, quella y può essere qualsiasi. 4, 5, 6, 20, 30, 100, 200, 1000, ok? Ecco, quindi facciamo 2, pigiamo questo, no? E ora inseriamo la y, che è 5. E quindi il risultato è 32. Vediamo ora un esponente negativo. 3 elevato a meno 5. Quindi come facciamo? Facciamo 3 elevato alla y, apre parentesi, meno 5, chiude parentesi, e il risultato è 0,0041. Ecco, questo deve essere uguale a che cosa? 3 alla meno 5 possiamo pensarlo come 1 diviso 3 alla 5. Questo vuol dire il segno meno l'esponente. Stava praticamente sotto. 3 alla 5 stava sotto, l'abbiamo portato sopra, diventa 3 alla meno 5. Allora, come facciamo? Beh, facciamo 3 alla 5 per vedere che cosa ci viene. 3 elevato a 5 viene 243, quindi abbiamo 1 diviso 243. E ora utilizziamo con 243 la funzione 1 su x. Vi ricordate? 1 su x, dove x è 243. 1 diviso, apri parentesi, 3 elevato a 5, chiude parentesi, ed è proprio questo, fa proprio 0,0041.